A luglio è stato compiuto un miracolo unico nel suo genere, che non era riuscito in passato a piazze più prestigiose e numericamente imponenti. L'iscrizione al campionato di prima divisione, avvenuta il 16 luglio, è stato il successo di un'intera città. Amministratori e imprenditori, tifosi e semplici cittadini, la Cavese si è salvata per un gesto d'amore di grandi e piccoli, con il contributo di somme a più zeri e di pochi centesimi. Superata la fase più acuta della crisi, ora c'è da pianificare al meglio il futuro. A Francesco Maglione, direttore generale, e Giuseppe Spatola, presidente onorario, il compito di coagulare le migliori forze intorno al sodalizio di via Balsico e di rispettare le consegne dell'amministrazione comunale, che li ha chiamati al capezzale della claudicante società per darle un più sicuro appoggio. La Cavese ha due traguardi da tagliare: conquistare la salvezza sul campo e rimettere in sesto i libri contabili. Al primo obiettivo dovranno pensarci Marco Rossi e i suoi atleti, sconfitti sì dal Foggia sonoramente, ma capaci di strappare con coraggio un punto alla quotata nocerina. Per il secondo obiettivo invece dovrà attrezzarsi principalmente la nuova società, che, parole del DG Maglione, ancora deve trovare la sua quadratura. Occorreranno settimane, forse mesi, per la fumata bianca. Nel frattempo bisognerà rispettare gli impegni presi e far fronte alle scadenze imminenti. Perché, compiuto un miracolo, ora bisogna farne un altro, il più importante, e cioè evitare che si richiedano prodigiose collette come quella della scorsa estate anche nel prossimo futuro, perché difficilmente avrebbero lo stesso felice esito.